Why the story of the pyramids is so important? Ma perché la storia di questa piramide è tanto importante? Queste sono le costruzioni più misteriose e affascinanti del nostro pianeta. Ma a quando risalgono? È evidente che il disegno di queste piramidi è unico, molto diverso da quelle egizie, messicane o peruviane. E da chi sono state costruite? Beh, questo ancora non lo sappiamo. Tuttavia, grazie alla misurazione geologica, è emerso che queste piramidi potrebbero essere addirittura più antiche delle più piramidi sinora scoperte. La piramide del dragone, ad esempio, è ricoperta dai sedimenti di un fiume risalenti a 8.000-15.000 anni fa. Queste informazioni ci autorizzano a pensare che tali costruzioni siano addirittura precedenti all'ultima era glaciale, che, come sappiamo, risale a 12.000 anni fa. Se ciò fosse vero, le piramidi della Bosnia cambieranno per sempre e completamente la storia del mondo. Dal mio punto di vista, la scienza è lì proprio per essere cambiata, per essere migliorata da nuove scoperte scientifiche. Le piramidi della Bosnia cambieranno per sempre e completamente la storia del mondo. Dal mio punto di vista, la scienza è lì proprio per essere cambiata, per essere migliorata da nuove scoperte scientifiche. Naturalmente comprendiamo lo slancio e la passione di Osman Agic, ma noi cerchiamo di capire in realtà come stanno le cose, quindi qui in studio avremo un po' il controaltare di tutte queste sue scoperte e di queste sue intuizioni. Voglio fare prima un salto indietro nel tempo e grazie a Stefania Sofra, un'egittologa seria e attenta, volevo tornare a parlare un attimo delle piramidi d'Egitto. Qual è la datazione delle piramidi egiziane, in particolar modo quelle della quarta dinastia che abbiamo visto nel film? Sì, dunque in Egitto abbiamo appunto sentito ci sono quasi 100 piramidi, piramidi che vennero costruite in circa 1000 anni di storia, datano dal terzo millennio avanti Cristo, quindi 2700 avanti Cristo circa, fino al 1700, e vennero costruite dal primo prototipo di piramidi, che è quello appunto della piramide a gradoni di Zoser a Saqqara, durante la terza dinastia nell'antico regno, vennero poi costruite e riprese come costruzione funeraria fino al Medio Regno con Amenemhat III. E c'è da dire appunto che sono del terzo millennio, quindi le più antiche, quelle di Cheope, ma non c'è un salto tra la piramide a gradoni di Zoser e quelle di Giza, le più famose, quella di Cheope, Kefren e Micerino, che è poi quella più perfetta, la costruzione che nell'immaginario collettivo proprio rappresenta la simbologia egiziana, la piramide. Scusi se la interrompo, la datazione, tornando a quelle della piana di Giza, Cheope, Kefren e Micerino, come si è arrivati a datare proprio in quel periodo quelle piramidi? È una datazione storica o è anche una datazione oggettiva fatta con altri strumenti? Dunque, per quella di Cheope sappiamo che questo ci fu un inglese, il Weiss, che nell'esplorazione nel 1836 mise dell'esplosivo in una delle camere di scarico delle cinque che sovrastavano appunto la camera del re, e tra questi blocchi compare il nome di Cheope. Questa è una prima prova, diciamo che dopo le testimonianze di Erodoto, che è l'unico che ci dice che fosse di Cheope, questa è la prova più veritiera, nel senso quella concreta, archeologica, trovata. Per quanto riguarda per esempio Kefren, Micerino, ma anche Zoser, si sono trovate delle statue anche nei templi, come nel Serdab, per quanto riguarda Zoser. Ecco, poi è importante anche il fatto che la piramide non era l'unico elemento, perché uno parla solo di piramide, ma la piramide è uno degli elementi che facevano parte di tutta la struttura funeraria. Quindi ci sono il tempio abbale, la rampa processionale, il tempio funerario, che anche questi valgono come informazioni e come prove archeologiche che tutta l'intera struttura appartenesse a un dato faraone. Faccio una domanda della quale conosco già la risposta. Lei è certa naturalmente di tutto questo?
Io sono certa anche per una questione logica, secondo me. Nel senso che è razionale dire che la paternità delle piramidi non sia egiziana, non sia degli antichi egizi. Innanzitutto mi chiedo chi altro le avrebbe potute costruire. Nel senso, se è stata una civiltà che poi si è estinta e con essa quindi sono scomparse anche le procedure così tecnicamente avanzate, come poi sarebbero scomparse anche quelle egiziane. Forza che non sono stati gli egiziani, certo, voglio dire, a prescindere dall'autore delle piramidi, se è scomparsa la tecnica di una è scomparsa anche dell'altra. Però adesso dobbiamo interromperci perché volevo fare una domanda a Dario Andretta, al nostro geologo. Intanto la vedo lì con una valigetta arancione che contiene qualcosa, dei reperti, e poi lei è una delle pochissime persone che è stato sul posto proprio in Bosnia e ha potuto vedere da vicino questa scoperta, lasciamola tra virgolette ancora, per capire di che cosa si trattasse. Intanto, lei cosa ne pensa sinteticamente e poi cosa ha in quella valigetta? Noi siamo giunti a una ipotesi di lavoro che metto subito sul campo. Noi non siamo in presenza di manufatti definibili piramidi come quelle che abbiamo appena citato della Piana di Giza e le altre che conosciamo nelle varie altre parti del pianeta. Siamo in presenza di realtà morfologiche semipiramidali che molto probabilmente sono state poi ulteriormente modellate da una civiltà lì presente. Perché approfondiremo questo più tardi. A proposito di datazioni, cosa c'è nella valigetta e se ci può dire di che cosa si tratta e dove le avete trovate? Allora, nella valigetta ci sono alcuni dei pochi reperti attribuibili probabilmente dal punto di vista archeologico a abilità umana. Non fanno parte del sistema di datazione. Intanto premetto che noi tutta l'operazione è partita soltanto ad aprile scorso, quindi tutto molto recente, certo. È tutto in corso d'opera, sono soltanto ipotesi di lavoro, stiamo con la comunità scientifica internazionale, perché lo sforzo sul campo deve essere ingente, enorme, anche dal punto di vista delle risorse. Sono molto entusiasti i nostri amici bosniaci, come abbiamo sentito, però percorrono delle strade un tantino approssimative dal punto di vista dell'approccio metodologico e anche pericoloso dal punto di vista della metodologia archeostratimetrica e archeologica in situ, perché sono avanzati scavi ma in maniera molto selvaggia che rischiano di cancellare tracce e quant'altro. Quello che noi stiamo cercando di fare, su incarico praticamente dell'Università di Zenica, che è una delle università consociate alla nostra istituzione, che è lì a soli 30 km, è quello di cercare di coordinare la ricerca scientifica internazionale. Questi reperti sono materiali che abbiamo trovato nel tunnel Rabne, cosiddetto. Che è un tunnel che si trova lì, lì vicino. Sì, è all'entrata del tunnel a circa 2,5 km in linea d'aria dalla sommità della piramide cosiddetta del Sole, quella più grande, la più grande, che se confermato sarebbe in assoluto la più grande del mondo. Più tardi ne parleremo. Intanto la datazione dell'oggetto che ha. No, questi non sono databili attualmente, se non per il fatto che appunto è stata datata radiometricamente una zona principale di deposizione concrezionale nella tunnel Rabne, ed è stata datata dal CNR di Roma, l'Istituto di Radiochimica Nucleare, diretto dal professore Mario Voltaggio dell'IGAG, che ha stabilito la prima data intorno ai 2750 anni dal presente. Bene, noi ci fermiamo per il momento in studio, ma torniamo in Bosnia, perché quello che stiamo per vedere, quello che vedremo, il viaggio che stiamo facendo sicuramente permette alla nostra fantasia di viaggiare molto lontano. Mentre stiamo scendendo per il ripido crinale della piramide, fermiamoci un attimo a ragionare sulle datazioni. Se tutto questo fosse vero, bisognerebbe riscrivere i libri della storia più lontana. Infatti, una costruzione realizzata da una civiltà tecnologicamente avanzata e risalente a 12.000 anni fa non è stata mai scoperta sulla Terra. Ma questo ci fa tornare indietro nel tempo anche con qualcosa che riguarda l'Egitto. Vi ricordate il profeta dormiente? Edgar Cayce, appunto, aveva ipotizzato l'esistenza di una civiltà tecnologicamente avanzata, residente in Egitto, ma l'Egitto non è poi così lontano da qui, in grado di costruire grandi piramidi.